Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati in questo soleggiato sabato. Ci troviamo a Feltri, in particolare a Pradelmoro, in questo bellissimo circuito che è conosciuto per l'antico Palio di Feltre e che oggi ospita una manifestazione che ormai si trova alla sua quinta edizione. Parliamo della 4 ore di Nordic Walking. Parliamo di numeri: 27 squadre in gioco, 14 istruttori come giudici che giudicheranno la qualità della camminata e non appunto la velocità. Mi sono fatta spiegare un pochettino, ma adesso andiamo a sentire le voci dei protagonisti di questa staffetta. Kinesis Nordic Walking Conegliano. Vittorie di questa bellissima squadra? Vittorie. Il Kinesis e l'Anima sono spesso in gara sul giro nordico, su gare di tecnica di Nordic Walking. Il Kinesis quest'anno appunto è grato di essere ancora qua, visto che l'anno scorso è stato il primo e il secondo posto come piazzamento di tecnica, e questo non è poco, lasciateci lo spazio di pavoneggiarci su questo. Quest'anno speriamo di riuscire a fare del nostro meglio. Team Nordic Walking 4 stelle, sono qua con la signora Francesca che ha appena finito il primo turno, la vedo esausta ma convinta, vero? Tiene ancora botta la signora Francesca. Difficile percorso com'è? No, non era difficile, è che oggi probabilmente è caldo, quindi si sente, si fa un po' più fatica, sì. Signore, quanti anni sono che il 4 Stelle Team è attivo? Quest'anno è il secondo anno. L'anno scorso siamo arrivati quinte, quest'anno abbiamo fatto un nuovo team e siamo tutte donne e ci diamo dentro e speriamo di vincere. Bravissime! Di arrivare nei primi cinque, ecco quello che... Bravissime! Quindi questo è il secondo anno che gareggiate qua a Feltre e tutte femmine, wow! Tutte donne, quest'anno tutte donne, però siamo forti e ci crediamo. Vorrei dire che il Nord Walking è adatto per tutte le persone e per tutti quanti, anche per chi sta male, e difatti nel nostro team ci sono persone che hanno dei problemi fisici e aderiscono al nostro gruppo proprio per quello, per portarli fuori, per riattivarsi nelle loro problematiche. Quindi Nord Walking per tutti. Abbiamo detto Nordic Walking, lo sport che fa bene al fisico, al cuore, alla mente, all'anima, a tutto. E io sono qua con il signor Franco, che fa parte di questo bellissimo gruppo, e mi ha detto: io vorrei ringraziare questo bellissimo gruppo e raccontare la mia storia. Niente, mi ha aiutato a uscirne da una depressione, mi ha aiutato a rimettermi in moto con i movimenti, perché appena uscito da un incidente praticamente facevo fatica a camminare, facevo fatica a fare i movimenti, e questo mi ha aiutato, la compagnia, la gente, il vedere posti nuovi, anche visitare. Siamo in compagnia di Stefano Destro, che è anche istruttore del Largo Nordic Walking Team. Istruttore da quanti anni? Sono istruttore dal 2005, avevo fatto il primo step da maestro con l'associazione Nordic Fitness italiana e dopodiché mi sono trasferito in Nordic Walking Academy e ho cominciato a collaborare con Largo Nordic Walking Team insieme con Alexander Geronazzo. Qual è la cosa che preferisci di questa disciplina? È una disciplina facile, alla portata di tutti, assolutamente completa e totalmente salutare. Tutti quanti sono in grado di praticarla e di trarne dei benefici per la propria salute. È appena finito il primo turno del giro delle 4 ore. Siamo qui in compagnia di Gianni e di Enrico del Race Team di Nordic Walking del Montello. L'ho beccato sul fatto mentre faceva rifornimento di energie, perché dopo il signore qui mi raccontava che sono 6 anni che pratica Nordic Walking, ma una corretta alimentazione ci vuole, no? Soppressa pane, soppressa, poi ho visto anche la polenta. Quello che c'è, non si manca niente. Mi fa molto piacere. Tu invece, Enrico, quanti anni sono che pratichi? Mi hai detto che sei un novellino. Sì, ho cominciato a ottobre. Hai cominciato a ottobre, sei già qui a fare le gare. Quando sarà il tuo turno? Dopo, il terzo turno. Allora fai rifornimento anche tu, che così arrivi carico. Dici che magne. Allora sei carichissimo, cavoli. Volete dirci
Cosa vi piace di più del Nordic Walking? Innanzitutto la compagnia, camminiamo assieme, ci divertiamo, il divertimento innanzitutto è a base di tutti gli sport secondo me. E poi l'attività fisica, noi andiamo fuori 3 volte alla settimana, escluso il sabato e la domenica, facciamo allenamenti, ci divertiamo. Il Team Cardines con la K, quando è nata questo bel gruppo? Questo gruppo è nato a gennaio 2015 e siamo cresciuti perché siamo già quasi 200 e più iscritti e ci divertiamo tantissimo a fare Nordic Walking. Siete una bellissima rappresentanza femminile e sono molto contenta di vedervi tutte qua perché siete anche molto affiatate, ho visto. Sì. Volete dire qualcosa a chi ci sta guardando, i nostri telespettatori di Valdo TV? Venite a camminare con noi, fa bene, aiuta la salute, la mente. È in armonia e per questo il nostro gruppo si chiama Crazy. Olle! Saluti! Con Stefania Alessio della scuola Nordic Walking di Bassano del Grappa. La presidente, giusto Stefania? Sono io, sì, la presidente della scuola Nordic Walking Bassano. Siamo qua oggi per questa manifestazione, abbiamo 4 squadre e speriamo in bene, insomma. Speriamo di vincere. Alessio, quando cammini, scusa, tu? Col terzo turno, quindi sto aspettando il mio turno, che sarà tra 30 minuti. Sei carico? Sì, molto, moltissimo. Hola, così mi piace. Allora Alessio, adesso facciamo una cosa così, perché io non ho mai fatto Nordic Walking e io chiedo alla presidentessa se mi insegna a fare la camminata, perché so che non conta tanto la velocità quanto la qualità della camminata. E quindi Alessio, adesso dovrai farmi da regi microfono. Ecco che andiamo. Vorrebbe che indossassi i guantini, che vedo che non hai. Mi mancherebbe. I guantini sono essenziali per il Nordic Walking, cambia totalmente dall'impugnatura del bastoncino da trekking. Praticamente si inseriscono in questa maniera qua. In questa maniera qua. Tengono sulle barchette. Tengono i bastoncini. Praticamente il bastoncino non va messo in questa maniera qua, ma bensì il fattore spinta. Si parte così e camminiamo? Sì, vai. Si parte così, via. Volete invitare gli amici di Bassano del Grappa che ci seguono su Valdo TV a contattarvi per fare gli allenamenti con voi? Certamente, noi siamo tutti i giorni della settimana a Bassano del Grappa. Per trovarci le nostre uscite andate su www.scuolanordicwalkingbassano e lì troverete tutte le informazioni, o se no sulla nostra pagina Facebook Scuola Nordic Walking Bassano. Siamo in compagnia di Rudy Falchetto, presidente del Free Walker Team, che per il 5º anno organizza la 4 ore di Nordic Walking. Vuoi dirci qualcosa, Rudy? Intanto grazie che siete qua con noi. Quest'anno è stata una edizione un po' particolare perché è il 5º anno, appunto. Abbiamo lavorato parecchio per portare, diciamo, alla ribalta questa manifestazione. Grazie anche in collaborazione ad Alex Geronazzo del Giro Nordic siamo riusciti a collaborare e fare un tam tam molto mediatico e anche a livello di social per arrivare, diciamo, al risultato ottimo che siamo arrivati di 27 squadre con 108 atleti in gara. È una bella soddisfazione per noi. L'anno scorso avevamo chiuso con 19 squadre e quest'anno abbiamo avuto più un 40% di iscrizioni e la giornata è stupenda, il parco, diciamo, di concorrenti è bello tosto e siamo qui per far festa, per divertirci, per applicare una buona tecnica e soprattutto, diciamo, fare Nordic Walking nella maniera più assoluta, sana e vivace.